Crescita e responsabilità, e questo è il tema dell'ottavo rapporto statistico della Regione Veneto presentato nell'Aula Magna dell'Università di Padova. La provincia di Padova, che è al centro del Veneto, è una delle province più attive nella risoluzione anche dei problemi occupazionali che sono quelli che più ci interessano in questo momento. Più che uscire dalla crisi, secondo me, più di crisi, preferirei parlare di trasformazione. Trasformazione di un'economia come la nostra, che è prevalentemente manifatturiera. Una trasformazione che ovviamente costa in termini occupazionali fin in questo momento. Speriamo che da questo punto di vista ci sia un netto miglioramento, anche se vediamo una ripresa della gran parte delle attività, soprattutto quelle di eccellenza. Devo dire che i dati confortano il Veneto, un Veneto che in tutte le statistiche si trova primo o secondo in Italia e certamente primo anche in Europa. Questo non ci basta. È una sfida perché finora negli ultimi anni abbiamo dato ovviamente, priorità allo sviluppo che ci ha portato a essere quello che siamo. Credo che i dati ci obblighino in qualche modo a pensare che il futuro sarà diverso, quindi meno burocrazia, più semplicità, riforme, tutto in un quadro di sostenibilità e quindi con l'ambiente e quindi con il futuro del nostro Veneto nella testa della nostra agenda.